Manca poco la partenza, l'emozione come sta andando? Bene, dai, diciamo che abbiamo lavorato quasi un anno per arrivare a questo giorno. Il tempo ci sta assistendo anche oggi, pur avendo due gocce ieri, che ha bagnato il percorso, l'ha messo in condizioni non del tutto ideali, perché oggi dovremo tagliare un pezzo di discesa un pochino ritenuta pericolosa, giustamente la evitiamo perché la sicurezza prima di tutto. E niente, ricordiamo che oggi è anche una festa in ricordo di Marco Pernini e Jean Possi, e oggi volevamo fare, anche dopo faremo, un minuto di silenzio per il ragazzo dell'MTB Italia Danilo, che purtroppo è mancato in questi giorni. Vabbè, però vorrei fermarmi qua con i memorial, perché ok, spero che vada tutto bene e sia una bella giornata per tutti di festa. Perfetto, io mi sposto, mi metto qua in mezzo. Pasino, Franciacorta Olio Cup, un'altra data, un'altra gara. Come siamo messi? Direi benissimo. Ieri sera erano 245 iscritti, stamattina non lo so, qualcuno si è iscritto, quindi meglio di una giornata non bella. Alzarsi la mattina col sole e non con la pioggia, magari ci ricordiamo qualcosa, è un'altra cosa. Comunque niente, complimenti a loro, perché io ho provato il percorso domenica anche se oramai in bicicletta sono andato in pensione. È il percorso bellissimo, hanno fatto un bel percorso, e quindi gli faccio tanti auguri, che tutto vada per il meglio, e andrà sicuramente per il meglio, non possiamo sbagliare oramai. Allora, l'emozione l'abbiamo sentita prima raccontata direttamente da lui, ma da te vogliamo sapere invece come ti sei preparata questo anno alla gara. Allora, è stata come tutti gli anni una preparazione difficile, che però dà grandi soddisfazioni, e oltre a me e mio papà naturalmente vanno ringraziati tutti i ragazzi del team Stefana Bike, perché senza di loro questa giornata non sarebbe possibile. E un piccolo ringraziamento anche all'amministrazione comunale, che come tutti gli anni ci ha concesso il patrocinio e quindi ci permette appunto di poter fare questa bella giornata di sport e divertimento, e anche di ricordo purtroppo di due persone a noi molto vicine che sono venute a mancare. Ma è un bel modo per ricordarle, insomma, festeggiare tutti insieme, credo sia il modo migliore. Lo dico subito, Franciacorta Olio Cup a noi piace, perché diventare uno slogan che Franciacorta Olio Cup piace. Siamo pronti per un'altra partenza, siamo a nave, in bocca al lupo a tutti i ragazzi, ma soprattutto divertiamoci come sempre con Franciacorta Olio Cup. Andiamo!
quando arrivo ci sarà notte con la gara. Bello.
forti. Vai, vai, passa, passa. Nulla. Sai che siamo noi i migliori, eh? Dai, questo è sempre quelli dietro. Arriva prima. Allora Fabio, Pasquali, siamo arrivati primi, Franciacorta Olio Cup nave primi. Sì, sono molto contento perché era un po' per me la gara di casa. Io sono nato qua a un chilometro, quindi da piccolo abitavo qui e ci tenevo molto a fare l'assoluta oggi. Quindi io ho cercato di partire subito forte sul muratello per sgranare un po' e poi siamo rimasti io e Bonaiti tutta corsa. Ci siamo dati cambi regolari, sempre tutto fino alla fine, ce la siamo giocata in volata. È andata meglio a me, però merito. Se avesse vinto lui l'assoluto sei stato contento lo stesso, perché meritava anche lui. Che sensazione hai vincere in casa praticamente? Sì, è bello perché comunque sono strade che hai sempre fatto, non tanto i sentieri, perché però diciamo le zone qua ci sono nato, poi ci passo in settimana due o tre volte almeno, quindi è come se avessi corso in casa proprio. Quindi conoscevi abbastanza bene il tracciato? Ma i sentieri non ne conoscevo molto perché non faccio tanti allenamenti in mountain bike, però la zona sì, comunque il percorso era veramente ben segnalato e pulito, che non è facile pulire così i boschi, quindi complimenti a chi ha organizzato. Secondo arrivato Luca, ti sei accodato al primo ma alla fine in volata ti ha passato. Ma sì dai, una bella gara anche oggi, si sapeva che se arrivavo con Fabio c'erano poche speranze, bisognava staccarlo prima, ma ho dovuto stare attento io a non farmi staccare invece, aveva super gamba oggi Fabio, complimenti. Una partita giocata tutta all'attacco, la vostra, un giro tutto all'attacco, dal giro di lancio siete partiti avanti a tutti e avete mantenuto questo distacco. Sì, siamo partiti subito sul finale del muratello io e Fabio e poi come abbiamo finito la discesa via tutta in pianura, cambi regolari fino alla fine. Quindi è andata bene, ci stava che in volata tu abbia avuto quel mezzo metro in meno. Ma sì, sapevo che in volata c'era poco da fare con Fabio, ma ho provato lo stesso. È andata così, secondo posto lo stesso. Secondo posto Luca, terzo invece Enzo. Enzo, è andata bene! Ma sì, diciamo che da com'è partita ho scalato la classifica fino ad arrivare alla terza posizione. Ci voleva magari il quarto giro. So che sarebbe stata dura, ma li avevo nel mirino i primi due. Sarei magari riuscito a agganciarli. Purtroppo sono partito un attimino indietro, un po' non conoscevo il percorso, un attimo la condizione fisica che non riuscendo a correre tutte le domeniche non avevo il cambio di ritmo giusto, insomma sono stato un po' indietro, nel finale ho preso diciamo il mio ritmo e ho rimontato la classifica proprio a vista, insomma. Beh, è stato un ultimo giro davvero alla grande, quindi forse col quarto riuscivi a raggiungerli? Ma sì, ci voleva anche solamente un mezzo giro, secondo me li arrivavo, comunque 15 secondi ormai erano lì, stavo rientrando, però dai, sono contento così, va benissimo. Lorena, prima classificata, è andata benissimo oggi.
Sì, è andata molto bene, la gara la conosco, anche se hanno cambiato il percorso, e direi che l'hanno veramente abbellito, un gran bel sentiero, quello nuovo che ha ricavato Tiziano, gli ho già fatto i complimenti. E è andata bene, dai, e ho tenuto il mio ritmo, ho preso la testa dall'inizio, gara regolare, vittoria, va bene così. Vittoria alla grande, perché hai lasciato il vuoto dietro di te, parecchi minuti di distacco. Sì, non ho ben presenti i distacchi, avendo fatto una gara di testa, però come ho detto ho cercato di tenere il mio passo, di guidare bene in discesa, di tenere qualche treno nella parte pianeggiante, e alla fine insomma il risultato è andato, è andato bene. Il tuo passo è questo, il risultato quello vincente. Sì, esatto. Quindi facciamo i complimenti all'organizzazione di questo nuovo sentiero e l'anno prossimo. Sicuramente, la consiglio a tutti perché veramente è migliorata questa gara. Siamo, è il momento prima delle premiazioni, ma il sorriso si vede, sì, la gara, dai, è andata bene, è tutto a posto? Tutto a posto, è passata un po' la tensione che c'era inizialmente stamattina, diciamo che siamo partiti un po' con qualche inciampetto, però dai, tutto è finito bene. Adesso siamo qua, ci divertiamo, deve essere una festa, ringrazieremo ancora tutti i nostri partecipanti e non attivisti che hanno della Stefana Bike, i ragazzi che hanno contribuito durante l'anno a far sì che questa gara potesse andare, e soprattutto anche Giada che si è occupata della cosa amministrativa e burocratica, che è sempre un pesantone. Comunque ecco, tutto bene, adesso vediamo con le premiazioni e dopo li mandiamo tutti a casa. Allora Giada, tu la parte amministrativa la più sì, noiosa proprio, sì. È toccata a te, ma è andata bene? Sì, è toccata a me, è andata benissimo direi, visto che la gara è finita benissimo. No, io ci tenevo ancora a ringraziare tutti i ragazzi del team, gli sponsor del circuito, gli sponsor che ci hanno dato una piccola mano, anche Wurt che ha messo una piccola lotteria che faremo dopo le premiazioni, e volevo ringraziare la famiglia di Gian Possi che ci ha dato un aiuto con il rinfresco, e la famiglia invece di Marco Pernini che ha acquistato alcuni gadget e coppe per le premiazioni. Quindi grazie davvero a tutti, e insomma l'anno prossimo, e ovviamente sì, allora tutti gli speaker, il cameraman, la fotografa e chiunque ha dato una mano e ha lavorato qui oggi, perché insomma l'impegno è tanto, però anche la soddisfazione. E comunque mi dicono che devo dire: a noi ci piace Franciacorta Olio Cup. Allora, il divertimento di giornata è dire l'hashtag e la frase tipica di giornata, lo devi dire. Ok, Franciacorta Olio Cup, ci piace. Ci piace, Franciacorta Olio Cup, ci piace. Allora, però a questo punto anche tu lo devi dire. Mi metto in ginocchio. Attenzione, lo devi dire pure tu. Lo devo dire io, perché l'ho inventato io. È un po' come l'ho inventato io, l'ho scoperto io, come Baudo sei. Vabbè, Franciacorta Olio Cup.
a noi ci piace. Vedi che è diverso, a noi, allora no, allora lo facciamo ridire anche a te, anche a te, e a noi, input in, a noi, in italiano scorretto. A noi, no, concentrata, ci sei, ce la puoi fare. Com'è? Franciacorta, Olio Cup, a noi ci piace. Sì, è così, giusto? Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Etic Sport, sempre un passo avanti.